quando una minaccia non è una minaccia, e cioè quando qualcosa che viene rivolto ad un'altra persona, anche se ha contenuto minaccioso, non configura il reato di cui all'articolo 612 del codice penale. Questo sarà il contenuto del nuovo video. Intanto però, come sempre, ti invito, laddove non l'avessi già fatto, a cliccare sul like e ad iscriverti alla pagina Facebook e al canale YouTube, così da essere di volta in volta aggiornato sulla pubblicazione dei nuovi contenuti. Grazie per il like e per il segui. Io sono l'avvocato Giuseppe Di Palo e sono un penalista. Mi occupo cioè di tutelare i diritti delle persone che sono coinvolte a vario titolo nei processi penali, sia nella posizione di persone offese dal reato, sia nella posizione di imputati. La domanda che abbiamo fatto in premessa, e cioè quando una minaccia non è una minaccia, può sembrare paradossale, ma la verità è che l'accertamento del carattere minatorio di un'espressione dipende dal contesto in cui questa è stata proferita, dai rapporti tra le parti, dalla determinatezza del male evocato e anche dall'attitudine dell'espressione a creare turbamento nel destinatario. Quindi siamo dinanzi a tutta una serie di paletti che vanno di volta in volta verificati. Intanto proviamo a capire che cosa, in che cosa deve concretizzarsi una minaccia per il codice penale. Secondo l'articolo 612 del codice, la minaccia deve essere quella di un ingiusto danno. E per il semplice fatto di aver minacciato taluno di un ingiusto danno, si rischia la sanzione penale della multa fino a 1.032 euro. Ora, se poi la minaccia è grave, la pena sale e sarà quella della reclusione fino ad un anno. Ma torniamo alla domanda iniziale. Quando una minaccia non è una minaccia, secondo il dettato del codice penale? Beh, uno dei casi più frequenti è quello di un'espressione travisata ed avvertita come minaccia da una persona, ma in una situazione in cui l'espressione non aveva alcun carattere minaccioso. Oppure ancora se l'espressione, anche se minacciosa, è posta in essere yoshi causa, vale a dire per gioco, per scherzo, e che però non viene avvertita come tale dalla persona offesa. Mi viene in mente il caso di un mio assistito a cui veniva contestata una minaccia per aver rivolto all'indirizzo di un suo parente l'espressione «Che bip che sei! Guarda, ti ammazzerei di botte!». Ecco, in questo caso siamo chiaramente davanti ad una espressione che può assumere carattere minaccioso, ma il fatto che i due soggetti fossero parenti, che quindi i due si conoscessero e fossero cresciuti di fatto assieme, il fatto poi che abbiano continuato a frequentarsi nonostante quell'episodio, ed anche il tempo verbale utilizzato, il tempo e il modo, il condizionale ti ammazzerei, ha indotto il giudice a ritenere che nell'espressione, anche se colorita, non vi fossero gli estremi della minaccia. In generale, dunque, l'avvocato difensore, in un processo per minaccia a carico del suo assistito, deve fare evidenziare tutta questa serie di aspetti ed ogni altro aspetto utile che emergerà chiaramente dai colloqui tra lui e la persona che assiste. Insomma, tutti gli aspetti di fatto idonei a conseguire un risultato utile per l'imputato. Si può far valere, per esempio, anche l'indeterminatezza delle espressioni ritenute minacciose. È perciò fondamentale, anche per questo tipo di reati, la scelta di un avvocato nei confronti del quale ci sia fiducia e soprattutto con quest'ultimo aprirsi completamente, raccontando ogni minimo particolare, perché ogni minimo particolare può essere importante in questi casi. Per il video di oggi è tutto e io ti invito ancora una volta a cliccare sul like e di seguire la pagina o il canale YouTube. Per ogni altra informazione non esitare a contattarmi, perché quale che sia il tuo dramma giudiziario, io sono sempre dalla parte dei diritti e quindi sarò sempre dalla tua parte.